Ciao ragazze, buongiorno. Primo dicembre, prendetevi una bella tazza di tè, mettetevi comode perché questo è un super mega maxi giga haul. In quest'ultimo periodo ho fatto un po' di acquisti. Ho fatto un po' di acquisti perché c'erano varie promozioni, varie offerte. Essendomi iscritta di recente ad alcuni siti online, ho ricevuto dei codici sconto, ho maturato dei punti, c'è stato di mezzo il Black Friday, ulteriori scontistiche che spulciavo e prendevo a destra e a manca, e quindi praticamente ho raccimolato un bel gruzzoletto e vi volevo mostrare qualcosa, perché in caso voi troviate ancora queste cose online, potete guardare se vi interessano, se vi piacciono, perché secondo me sono molto carine. Allora, i siti su cui acquisto sono sempre i soliti. Ultimamente acquisto moltissimo da Privalia perché vi trovo delle occasioni imperdibili. Acquisto su Douglas per quanto riguarda make up e skin care, perché anche in quel caso ci sono delle belle offerte, delle belle promozioni. Molto spesso ci sono delle belle promozioni, e poi per i soci Douglas vi riserva delle piccole chicche, delle promozioni, spedizioni gratuite, eccetera. Idem H&M, quindi io sto acquistando su questi siti e pian piano sto anche diventando bravina ad evitare le sole, che sono le cose che più temo per quanto riguarda gli acquisti online. E poi vi volevo parlare di alcuni altri siti che ho scoperto e che mi hanno dato belle soddisfazioni, su cui sicuramente acquisterò ancora. Vi volevo mostrare prima però un pensierino che ho ricevuto da una ragazza che ha una pagina Instagram che fa delle creazioni artigianali bellissime, e in questo periodo è molto importante aiutare appunto gli artigiani. Di conseguenza ve ne parlo perché mi piace tantissimo sia come lavora, sia i pensierini che ha, sia la dedizione che ci mette, l'impegno, la cura, l'amore. Mi ha voluto mandare un pensierino per questo periodo e io sono rimasta davvero senza parole. Vi faccio vedere lo spacchettamento, ho registrato la clip dello spacchettamento e praticamente, ragazze, ho trovato dentro questa scatoletta qui in latta stupenda. Ho trovato questo qua. Io non vi dico nulla, è davvero bellissimo. Adesso lo appenderò all'albero quest'anno e poi lo voglio appendere proprio sempre, sempre a vista in casa, perché è davvero, davvero stupendo. So già dove lo metterò, so già dove lo voglio mettere. Grazie tesoro, grazie veramente. Vi metto comunque il link alla pagina Instagram se volete fare dei pensierini personalizzati, delle decorazioni particolari. È davvero brava, andate a darci un occhio. Di recente ho fatto degli acquisti su Cosmetic for Less e ve ne parlo perché tante tra voi mi hanno chiesto come sono le spedizioni, come sono i tempi di consegna, se il sito è serio oppure no, e anche io avevo queste perplessità prima di ritirare da questo sito. E vi devo dire, ragazze, che mi sono trovata benissimo. I prodotti mi sono arrivati in 4-5 giorni, subito veramente. Io sono rimasta contenta, i prezzi sono super competitivi e io mi sono voluta accaparrare queste due palette qui. Queste ve le ho mostrate su Instagram, ma non ve le avevo ancora mostrate qui. Sono due palette in edizione limitata di Essence e di Catrice, una appunto è dedicata a Biancaneve e una a Grimilde, la strega cattiva di Bianconeve. Questa è quella di Biancaneve e questa è quella di Grimilde. Devo dire, poi c'è un grandissimo specchio, c'è un grande specchio, vedete, in entrambe. Il cartone è bello rigido, forte, quindi consente anche il trasporto di queste palette. Io devo dire che sono rimasta contentissima, non mi aspettavo una qualità così alta per il prezzo che hanno, perché comunque l'ho pagata veramente poco per essere delle palette con tanti colori. E poi ho voluto aggiungere questo che è il Lash Princess, quindi il mascara di Essence Lash Princess, però in questo caso edizione limitata con Biancaneve disegnata sopra. Ragazzi,
grazie mie. Dunque, da Douglas ho preso ultimamente due cose che mi servivano, perché le ho trovate con il 30% di sconto, quindi sinceramente l'ho pagate veramente poco rispetto a quanto costano abitualmente. E più precisamente ho preso questa mousse detergente di Collistar, che è questa mousse qui, eccola qui, mousse detergente illuminante Brightening Cleansing Foam, che praticamente va a illuminare, rinvigorire l'incarnato, pulisce bene il viso, dà una sferzata di vitalità. Io questa l'avevo già usata tempo fa, però l'avevo pagata il doppio. Appena l'ho vista appunto a un prezzo così buono, l'ho voluta prendere, l'ho voluta riprendere, quindi ve la volevo mostrare e stasera la metterò già in uso. Ho preso questo che sto già utilizzando da 2-3 giorni in realtà, questo, ed è praticamente il Kajal di MAC. Volevo un Kajal buono e ho deciso di prendere questo qui, che è, ragazzi, dove sono i miei occhiali? Ok. Che siccome che sono ciecata, Kajal Crayon Eyeliner Kajal di MAC, è il Kajal tipico di MAC, quindi molto molto valido. Ha una scrivenza indescrivibile davvero, una performance altissima, dura tantissimo sugli occhi, quindi ragazze, i prodotti di MAC comunque li conosciamo, sappiamo la qualità che hanno, non tutti ovviamente, bisogna sempre testare, sperimentare, e questi, devo dire, questo devo dire mi ha stupita. Mi hanno mandato due campioncini, uno per Francesco e uno per me, e mi hanno mandato il nuovo profumo di Dolce & Gabbana, che io non avevo ancora provato, e più precisamente Peony o Peoni, vediamo com'è, vediamo se mi possono creare nuove esigenze. Sembra buono. Sembra buono, lo facciamo un po' evaporare e vediamo un po'. Poi ragazze, vi ho detto che su Privalia ci sono delle buonissime offerte spesso e volentieri, e io corteggiavo da tempo un paio di stivali, chiamiamoli stivali ragazze, o vogliamo chiamarle scarpe antisesso. Comunque ragazze, sono queste, le UGG. Io le volevo prendere da tempo, non avevo mai trovato l'offerta giusta, l'ho trovata su Privalia e le ho volute prendere, sono queste qui. Non mi pento assolutamente, perché le sto già amando, sono di un calore indescrivibile, di una comodità ancor più indescrivibile. Io sono una donna molto pratica, pantofolaia, mi piace mettere qualcosa e uscire, se devo uscire non sto là a farmi problemi, cosa mi metto, non ho cosa mettere, ho voglia di uscire, ho voglia di andare a vedere il mare, ho voglia di andare dai miei nipoti, mi metto una tuta, mi infilo queste e vado, perché la vita è una. E poi sono stata ampiamente forgiata dalla vita, quindi so benissimo cosa significa non potersi davvero muovere, non poter davvero uscire, e quali sono davvero gli impedimenti. Quindi io adoro queste scarpe così, queste pantofole sotto mentite spoglie. Se vi interessa ancora, credo che le possiate trovare, credo di averle viste fin stamattina online, di conseguenza ragazze, se vi interessa fateci un giro. Comunque sono in offerta anche su Zalando. Poi non dite che non ve l'ho detto. Passiamo, aspettate che metto questo telefono qui perché lo velo male, se suona ditemelo. Vi faccio vedere quello che ho preso da H&M e poi vi mostro le cose che ho scelto su un sito con cui ho collaborato. Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare è questo. Questo è frutto di un acquisto molto molto impulsivo, nel senso, non impulsivo, è stato un amore, amore a prima vista. Ho visto questo vestitino, vi ho messo pure il sondaggio su Instagram e vi siete divise, 50% no, 50% sì, ma io sinceramente lo volevo già prendere appena l'avevo visto, perché è questo vestitino qui in ecopelle o similpelle, che è veramente adorabile, con questo scollo così, le maniche a sbuffo, è arriva a metà del ginocchio. Se lo volete vedere indossato, c'è un reel in cui vi faccio vedere gran parte dei vestiti su Instagram, ovviamente c'è un reel in cui vi faccio vedere gran parte dei vestiti che vi sto mostrando qui, quindi è molto molto bello. Adesso lo vado ad appendere così si stira.
A me piace un sacco, lo immagino con un bel cardigan ampio sopra e poi un paio di collant velati in questo caso e sotto un paio di stivaletti. Gli stivaletti li ho ancora in transito, non mi sono arrivati, quindi non li posso inserire in questo haul, li vedrete successivamente, però li ho già acquistati. Poi tutto quello che vi sto mostrando, ragazzi, l'ho comprato sempre col 30%, col 20%, col Black Friday, quindi i prezzi sono relativamente bassi. Ho preso queste poi, che sono le calzamaglie pesanti, sì, calzamaglie le voglio chiamare, di H&M, e mi trovo benissimo, mi piacciono un sacco, sono molto comode. Forse ho sbagliato la taglia, ma non ricordo. Ah sì, ho preso la S, la prossima volta prenderò la M, perché voglio che mi fascino meglio nella parte superiore del corpo, però mi stanno bene, insomma, mi trovo benissimo. Poi ho preso questa qui. Questa mi ricordo pure il prezzo, l'ho pagata 14,90€ e mi piace tanto. Questa la metto, sicuramente la metterò sotto, sempre sotto un cardigan, da sola con una magliettina sotto, con una cinturina in vita o dentro un paio di pantaloni. Insomma, è versatilissima, come capo è versatile, è una camicia in vellutino, vedete, molto 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 carina, rosa, perché il rosa a volte ritorna nella mia vita. Questo l'ho pagato veramente pochissimo, però è della linea Conscious, che è la linea ecosostenibile di H&M, l'ho trovato in promozione e l'ho preso. Ho preso una S ed è un maglioncino bellissimo, morbidissimo, in questa lana molto confortevole, questo colore è stupendo, un mélange sui toni del beige, ed è fatto così, con questo scollo a barca molto ampio che lascia le spalle scoperte, così è stupendo. Anche questo potrete vederlo indossato su Instagram. Ho preso, ho voluto prendere, ragazze, sto in fissa con le copelle. Francesco è sconvolto da questa cosa, perché mi ha proprio detto: ma perché ti stai comprando tutte queste cose di pelle, di simil pelle? Non lo so, però mi piacciono, li volevo. Questi qua, per metterli sotto questi maglioncini che vi ho mostrato, o comunque con una camicia bianca, insomma, mi piacciono, mi piace proprio l'effetto che fanno. Sono un modello 5 tasche, molto molto semplice. Mi sta giusto, perfetto. Anche questi sono una S, però anche la XS mi sarebbe andata bene. L'unico problema, appunto, su H&M è che non è facilissimo azzeccare le taglie, però alla fine diciamo che mi vanno bene, meglio anzi che siano un pochino più larghetti, perché poi ci vado a infilare per esempio le camicie dentro, eccetera, e quindi insomma va bene così. Hanno il cavallo molto basso, però dai, alla fine non mi stanno malissimo. Poi vi volevo parlare di un sito online, ragazze, che ho scoperto di recente, che ha delle cose carinissime e che costano veramente poco, e poi anche in questo caso ci sono delle promozioni, delle belle promozioni, molto spesso. Vi invito a iscrivervi sulla loro pagina Instagram, perché queste promozioni vengono da loro annunciate quotidianamente, ecco. E io ho preso, tra l'altro, questo vestitino che ha fatto un successone, l'ho messo nell'ultimo vlog e ho ricevuto tanti messaggi in cui mi avete chiesto dove l'avessi preso. È questo vestito qui, che in realtà così visto non rende affatto, vedendolo così, però addosso è stupendo, ed è un color, come possiamo definire questo colore, non è proprio un turchese, però a me questo abbinamento, questi due colori insieme, piacciono un botto, e l'ho messo appunto con le calze nere, gli stivali beige, un cardigan sopra sempre beige. Mi piace tantissimo come sta, è molto pratico, poi, perché lo si può mettere anche quotidianamente, non è un vestito impegnativo, e mi sono trovata benissimo. Anche le spedizioni sono state velocissime. Il sito si chiama Mako Online e vi metto anche in questo caso il link nell'info box. Ho potuto collaborare di recente con un sito, è inutile negare che mi contattano tantissimi siti di abbigliamento, però io rifiuto, perché sono sincera, molte volte non mi piace la qualità, non mi piacciono le cose che propongono, eccetera. Stavolta ho visto delle cose relativamente carine e quindi ho voluto accettare la collaborazione, e ho scelto delle cose
abbastanza carine, devo dire, alcune di più, alcune di meno. La prima cosa che vi mostro è una maglia, anche questa l'avete vista su Instagram, avete fatto un sacco di domande, ed è, allora, il sito si chiama Auxo, penso si pronunci così, comunque si chiama Auxo, ovviamente sarà un sito cinese, credo, sicuramente, però le cose sono fatte abbastanza bene. Allora, questa qui è una maglia, in questa lanetta leggera, diciamo, che praticamente scende da una parte, quindi una maglia monospalla. Vanno tantissimo questi modellini qui quest'anno, ne ho visti tanti anche su H&M, quindi quando le ho viste ho detto sì, le prendo. E ho preso questa qui con questa stampa carinissima, che va utilizzata ovviamente in questo periodo, ed è fatta così, molto molto larga, è una specie di maglioncione che sta molto molto sciallo, morbido, insomma, mi piace tanto, l'ho già messo tante volte. Sotto ci vado a mettere però una maglia, perché io ho sempre freddo in questa zona qui, quindi ci vado a mettere una maglia, non riesco a portarla senza nulla sotto, e devo dire che mi sto trovando bene. Vi metterò il link anche di tutto ciò in info box, e anche un codice sconto credo di avere. Credo che l'azienda mi abbia dato un codice sconto per voi, dal quale non me ne esce nulla, vi esce solo uno sconto. Ho preso questa qui è una maglia semplicissima, è un grigio melange, anche in questo caso ci sono dei modellini simili da Terranova, li ho visti in giro, un po' ovunque, anche su H&M, è una maglia molto molto carina, semplice, sta molto larga anche da mettere all'interno del jeans, anche con quel pantalone per esempio di Ecopelle mi piacerebbe molto, sicuramente, quindi è molto molto semplice, mi piace tanto, e la utilizzerò anche per stare in casa, perché è di un cotone morbido, caldo, molto confortevole. Una cosa che mi è piaciuta tanto, credevo, l'ho preso molto scetticamente, però alla fine mi è piaciuto molto, è questo vestito qui, ragazze, che in realtà in videocamera sembra un rosso ciliegia, ma non lo è. Questo ve lo faccio vedere, ve lo devo mostrare in piedi, eccolo qui. Allora, è così, ragazze, molto carino, vedete? Ha questa attaccatura in vita, due pants, le tasche, poi scende giù molto lungo e ha le maniche un po' a sbuffetto. Devo dire che è indossato, anche in questo caso lo vedrete sicuramente su Instagram, indossato è davvero davvero carinissimo, con una cinta in vita e un paio di scarpine eleganti, secondo me è davvero un outfit carino anche per le feste, e poi insomma lo vedrete per queste sere in cui staremo in casa, se Dio vuole, per questo periodo ho preso questa qui, che in realtà poi alla fine è la cosa che mi piace meno, anzi ce ne sono un paio che mi piacciono meno, però ragazze, vabbè, è un po' trash, ma chi se ne frega, è molto natalizia, c'è scritto Merry Christmas, ed è una felpona lunga che va giù al di sotto del ginocchio con due tascone e con il cappuccio, quindi è molto molto comoda per stare in casa, non è male assolutamente, quindi e poi è bella imbottita, bella calda, vedete, ha proprio una felpetta dentro, e sinceramente, anche se non mi piace tantissimo, non è tra i capi preferiti che ho ricevuto da questa azienda, devo dire che comunque non mi dispiace. Ho scelto questo, che è un cappotto di lana bellissimo, io non credevo sarebbe stato così bello, è molto molto lungo. Eventualmente vi posso fare un try on haul successivamente, anzi un try on non haul, in cui vi faccio vedere questi vestiti, tutti questi vestiti indossati, quindi vi faccio delle proposte outfit, però ho voluto prima mostrarvi i capi separatamente per parlarvene in maniera dettagliata. Questo è un cappotto con questa stampa animalier, molto molto lungo, bello, con due tasche qui. A me è piaciuto tanto, vanno tantissimo questi cappotti così, anche il tessuto è molto bello, devo dire, sono rimasta colpita in positivo. Chicca, ve la faccio vedere, aspettate. È questo qui, che è un cappottino
Molto carino, guardate, lungo, 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 lungo. Molto semplice, shankrato in vita, con due tasche. Di un panno molto pesante e di questo colore grigio stupendo, tra l'altro è proprio come appare in videocamera. Tra l'altro io volevo un cappotto grigio, quindi avendo avuto la possibilità di prenderlo, l'ho scelto. Ecco, su questo sito l'ho scelto. Questo è molto molto bello, devo dire, foderato. Insomma, mi è piaciuto, sono rimasta molto contenta. Bene. Bene ragazze, io prima che finisca questo video mi butterò la cera bollente addosso sicuramente. Comunque ho intorno un caos totale. Adesso mi sistemo tutto e anche di salutarvi perché questo video è stato veramente lungo, credo. Io spero che vi abbia fatto però un po' di compagnia, che vi abbia fatto trovare qualche spunto e vi abbia fatto soprattutto passare un po' di minuti in spensieratezza. Perché, come mi dite anche voi, serve, è necessario in questo periodo. Io e Tommy vi salutiamo. Quanto mi manca, ragazze, troppo. Vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ricordate sempre che ve se ama.